stagione di Gold Art, il programma che racconta la cultura a 360 gradi sul web, che va in onda tutti i weekend su www.goldwebtv.it. Iniziamo questo nuovo viaggio insieme parlando di cinema, in particolar modo del nuovo film di Maurizio Casagrande, che Babbo Natale non viene da Nord, che è in sala proprio in questi giorni. Noi mandiamo in onda un estratto della conferenza stampa che Maurizio ha tenuto questa estate al Giffoni Experience in compagnia di due delle protagoniste di questa pellicola, Annalisa Scarrone e Tiziana De Giacomo. Buona visione. Ci sono capitato una sera, c'è lì Roberto Iannelli che è un amico e mi aveva invitato a una serata. Io sono capitato a Salerno per fare questo incontro, insomma, in una manifestazione, ed era dicembre, periodo di Natale, io stavo lavorando tra l'altro in un progetto orrendo, una cosa che non mi piaceva, quindi ero anche un po' scocciato. Partendo da Roma mi sono fermato prima a Napoli e poi sono andato a Salerno, e né a Roma né a Napoli mi ero accorto che era Natale. Appena sono arrivato a Salerno ho detto, è Natale! Perché c'erano queste luci, c'era questa cosa, questa atmosfera mi ha talmente colpito che quando sono salito sul palco ho detto è talmente bella l'atmosfera che c'è in questa città, in questo periodo, che ti viene voglia di girarci un film. Ho detto questa cosa tra il gioco e il serio e da lì è nato tutto il progetto. Sono due motivi completamente diversi. Lei è la mia figlia, non nella vita ovviamente, perché io sono giovanissimo, ho 28 anni. Quando dico non si sa perché, comunque mi serviva una cantante, perché mia figlia nel film è una cantante che ha il dramma di somigliare mostruosamente ad una cantante famosa, e allora mi serviva una cantante brava, simpatica, che si prestasse a questo gioco e che mi ricordasse qualcosa di famiglia, e la scelta è caduta per mia grande fortuna su Annalisa, che si è dimostrata una compagna di lavoro deliziosa. Grazie. Abbiamo lavorato benissimo, ci siamo divertiti, anche se tra mille impegni, perché sta femmina qua, voi la vedete così, ma questa tra 5 minuti non so dove deve andare a cantare, poi torna, poi ricanta un'altra volta, Sanremo, cose ne fa di tutti i colori. E quindi è ultra impegnata, però abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Lei invece è Tiziana De Giacomo ed è una donna che rappresenta l'altra faccia del film, la cattiva, la strega, diciamo, della favola, e quindi ce l'ho in casa, perché poi è anche la mia compagna nella vita, dato che la conosco bene, sa quando è una strega, e quindi ho detto, chi la può fare meglio di te? Non è... Mi è toccata. È toccata a lei. È una scelta, allora, viene da due cose, una riflessione sul fatto che c'è un errore di fondo, Babbo Natale viene da Nord, perché tutti pensano che venga dalla Lapponia. Babbo Natale in realtà è Santa Claus è San Nicola, Santa Nicolaus, che San Nicola non è esattamente un santo che viene dal nord, credo che venga un po' più da giù, e quindi in questo senso. E poi nel gioco del film per me significa Babbo Natale non viene da nord, come noi aspettiamo che tutte le cose arrivino chissà da dove, e da nord vengono le cose più ricche, perlomeno nella nostra concezione, e invece certe volte le cose ce le abbiamo a casa o dentro, in questo caso, e quindi non c'è bisogno di aspettare che vengano da lontano, basterebbe trovarle dentro di noi o nella nostra vita.